Abbiamo superato 2 giorni molto difficili, abbiamo vissuto ore drammatiche. Oggi le condizioni meteorologiche sono decisamente migliori rispetto a quelle di ieri e dell'altro ieri, ma ad oggi le previsioni per domani, giovedì e per venerdì prossimo sono particolarmente preoccupanti. Mi auguro che ci possa essere un miglioramento delle condizioni rispetto a quelle previste, ma dobbiamo ovviamente attenerci a quello che la Protezione Civile regionale da qui a qualche ora andrà a determinare. Ecco perché stiamo predisponendo una ordinanza attraverso la quale andremo a chiudere le scuole sia giovedì che venerdì, andremo altresì a chiudere tutte le attività commerciali non essenziali, andremo altresì a chiudere gli uffici pubblici per servizi non essenziali ai nostri cittadini. Io faccio un invito alla prudenza, prevenire è meglio che curare, quindi bisogna rimanere a casa abbandonando la propria abitazione esclusivamente per esigenze indifferibili e urgenti. Voglio ringraziare il Presidente della Repubblica Mattarella, che oggi mi ha contattato telefonicamente esternandomi la solidarietà della massima carica dello Stato nei confronti della nostra comunità e dando piena disponibilità per tutte le iniziative a sostegno della nostra martoriata terra. Voglio ringraziare il capo della Protezione Civile, ingegnere Curcio, con il quale ci siamo confrontati oggi alla presenza del prefetto, dei massimi vertici delle forze dell'ordine. Voglio ringraziare la Protezione Civile regionale e comunale, i volontari, le forze dell'ordine, la polizia locale e anche i cittadini catanesi che hanno rispettato le prescrizioni previste dalle precedenti ordinanze. Voglio altresì ringraziare i tantissimi sindaci, deputati, ministri che mi hanno contattato, ad iniziare dal sindaco dei sindaci, ovvero dal sindaco di Bari Antonio De Caro, da Leoluca Orlando a capo dell'ANCI regionale. Bisogna attenersi a queste predisposizioni, da qui a breve andremo a formalizzare l'ordinanza, ma ho ritenuto opportuno anticiparvela attraverso questo videomessaggio per dare l'opportunità a tutti di organizzarsi in maniera coerente rispetto a quello che è stato descritto e ampiamente giustificato.